Ciao, mi chiamo Chiara Morra e nella vita sono un'illustratrice freelance. Sì, in particolare per lo sciopero organizzato nel 45 esclusivamente femminile sui diritti salariali. Questo concorso è stata una meravigliosa occasione per me per approfondire una figura femminile così che dovrebbe ispirare tutti e tutte noi. La possibilità di potermi confrontare con una tematica che sento molto vicina e poi perché realizzare un manifesto vuol dire invitare alla riflessione e perché no, al cambiamento. La voglia di passare all'azione. Ognuno di noi, indipendentemente dalla condizione di partenza, può fare qualcosa. E poi, perché come dice Bianca, badate, non sono problemi solo delle donne, sono i problemi di tutti. Tra le varie discriminazioni di genere verso le donne, ho scelto di trattare un aspetto spesso negletto e sottovalutato, il carico mentale, perché pretendere che le donne non vengano uccise, stuprate, picchiate, non è abbastanza. Il carico mentale è come un pesante zaino che quotidianamente ricade sulle spalle delle donne e che rimane invisibile al resto della società. E consiste nel doversi fare completamente carico dell'impegno cognitivo dell'organizzazione di tutti gli aspetti della casa, del lavoro e della famiglia. La donna viene investita del ruolo di custode del focolare domestico. Nell'illustrazione, infatti, il fumo che esce dal comignolo è un prolungamento della figura femminile stessa. E il primo passo verso una distribuzione più equa del carico mentale passa dalla presa di coscienza del fenomeno, sia da parte delle donne che soprattutto degli uomini, e da un cambio di modello educativo. Solo condividendo alla pari lo zaino è possibile permettere a tutti di avere le stesse opportunità.